l'altra volta abbiamo parlato del viaggio dell'eroe, del viaggio dell'eroe di Popper, adesso facciamo allora, se dato che l'altra volta abbiamo fatto le fasi del viaggio dell'eroe di Popper, adesso stiamo completando un attimo questo discorso sulla narrativa con i sette archetipi in cui Popper separa i personaggi. Quindi completiamo un attimo questo, questo argomento e lo agganciamo poi sul disegno, perché facciamo dopo il disegno dei personaggi, quindi lo agganciamo a questa, al character design, ok? Quindi, e adesso poi abbiamo una cosa simpatica, che faccio un giochino simpatico che facciamo poi su questo fatto dei personaggi. Allora, il primo archetipo che Popper individua tra quelli che sono ricorrenti nella narrativa è naturalmente il protagonista, l'eroe. L'eroe, abbiamo qui un'immagine di Errol Flynn in Robin Hood del 39, mi sembra, o del 33, forse del 33, che quindi è l'immagine più pura dell'eroismo di quell'epoca, insomma, assomma tutte le qualità che sono tipiche dell'eroe, almeno di questo eroe di un'epoca che è molto differente dalla nostra. Se lo mettiamo a confronto con, ecco, per esempio, l'eroe, vediamo come cambia l'epoca. Nella nostra epoca il protagonista non è lui, ma è Jack Sparrow, che è un altro tipo di eroe. Mentre invece l'eroe puro, viene Orlando Bloom, dentro Pirati dei Caraibi, viene relegato quasi a spalla. Ok? Perché Orlando Bloom in Pirati dei Caraibi è naturalmente, anche visivamente, l'eroe classico, ok? Farò strage di chiunque mi spari davanti. E gli risponde Jack Sparrow, bel piano, facile da dire, facile da ricordare, subito lo smonta, ok? Però è lui il protagonista in quest'epoca, che ha perso le certezze degli anni 30, no? Ha perso le certezze di un'epoca più pura, tra virgolette, come questa. Quindi, com'è questa cosa? Quella cosa? Kaloskaya Gatos. Non lo riuscirò mai a pronunciare. Kaloskaya Gatos. Sarebbe bello e buono, in sostanza. Bello e buono. Bello e buono. Cinque anni di latino che non mi sono servito niente, avrei dovuto fare il greco. Infatti, secondo me, a livello di personaggi, i greci sono più bravi. Ma perché deriva tutto da là. Deriva tutto da là. Poche chiacchiere, deriva tutto dal, in Odissea c'è già tutto. Quindi, e se andiamo ancora prima nella saga di Gilgamesh, che è un poema sumero, c'è anche là, quindi poi è tutto un ruba, insomma, noi stiamo parlando di se ne va anche nella Bibbia sì. Cioè, secondo me combattono come antichità tra Gilgamesh, eccetera. Ok, quindi sì, comunque la Bibbia c'è sempre tutto nell'Antico Testamento, tutti quegli antichi ebrei che si danno solo mazzate, si coricano con le schiave, penso c'è già tutto. Esattamente. Allora, sì, perché questa è poi una. Andiamo con ordine, se no facciamo una marmellata. Però capite che il discorso è questo: se voi da queste funzioni narrative individuate delle cose del cinema di oggi e poi della Bibbia, oppure di funzioni narrative ancora più antiche, è tutto normale, perché è tutto un flusso. Noi stiamo parlando di quello che c'è sotto la struttura delle storie, cioè l'altra volta abbiamo detto bisogni fondamentali che ci interconnettono uno con gli altri e ci parlano di quello che è il viaggio della vita. L'altra volta abbiamo detto, alla fine questo è il nostro percorso di tutta questa narrativa, ok? Di questa analisi della narrativa. Allora, l'eroe, abbiamo detto, è questo, ok? Però naturalmente lui può viaggiare in solitario o avere degli amici. Questo poi dipenderà da quello che è il nostro, è la nostra tipologia di eroe. Questo non significa che se viaggia in solitario non affronta quei passaggi, amici, avversari, dell'altra volta, che abbiamo detto dell'altra volta. Quella è una fase assoluta che c'è. Però una cosa è Conan il Barbaro, tutti gli altri, i Clint Eastwood nei western, sono tutti pistoleri, uomini solitari, o comunque eroi solitari, che arrivano in un posto, trovano che c'è una personaggi tormentati, drammatici, che hanno un passato violento, che hanno un passato in guerra, che
che sono in guerra con il mondo, che sono in guerra con loro stessi, insomma, che arrivano in un posto, mettono a posto la situazione e poi se ne vanno. Quello è il personaggio solitario, no? E poi ci sono altri personaggi che, anche Bond alla fine, in alcune versioni, James Bond in alcune versioni, è l'eroe solitario, mette a posto le cose e poi riparte per un'altra avventura nel film successivo. In altre versioni gli cercano di mettere, che so, la differenza tra Bond e Mission Impossible. Mission Impossible stanno cercando di mettergli una squadra attorno di personaggi che lo aiutano, anche se poi sembra Tom Cruise che si butta da ieri, eccetera. Ok? Ci sono personaggi che lavorano in solitaria, questo non significa che sono da soli nella storia, e altri personaggi che invece hanno una compagnia di personaggi, no? Quindi c'è. Che hanno bisogno di altri personaggi per far muovere la storia, ok? Quindi l'eroe è una cosa abbastanza. L'eroe oggi è difficile che sia così. Oggi va, diciamo, di moda. Perché va di moda un altro tipo di personaggio? Va di moda Jack Sparrow, va di moda che in un altro tempo sarebbe stato un'altra figura che adesso andiamo a esplorare. Perché va? Perché oggi la nostra coscienza, non perché l'eroismo noi non lo apprezziamo più, è che la nostra coscienza di spettatore è arrivata ad un punto tale, la nostra consapevolezza. Vi capita, no? Vedete un film, leggete una cosa, adesso succede questo, adesso dice questa cosa qui, adesso fa questa. Cioè, che per continuare a seguire abbiamo bisogno, e per continuare a empatizzare con il personaggio deve essere come noi. Quindi nel momento che Jack Sparrow ridicolizza Orlando Bloom dentro Pirati dei Caraibi, lui per noi diventa il personaggio principale, perché lui è come noi, lui gli ha detto quello che gli avremmo voluto dire noi, ok? Lo ha smontato, ok? Come quando al cinema, vabbè, ma adesso dice questa cosa qua. Lui la dice, la rende palese, ve lo rende, quindi immediatamente costruisce un ponte tra lo schermo, il libro, quello che è, e voi, ok? È un discorso metatestuale abbastanza muovere, sempre per chi l'ha visto, Deadpool, no? Deadpool, il personaggio, cioè, è proprio l'estremo, cioè lui sfonda la quarta parete, cioè parla direttamente con lo spettatore, parla, sì. E ammette il fatto che lui è un personaggio di fiction, cioè rende palese dire tu il fatto che lui sia un personaggio di fiction, cioè tu stai vedendo una cosa che lui dice, guarda che questo è finto, cioè quello che stai vedendo è finto, cioè io sono un personaggio di fantasia e tu stai vedendo questa cosa, cioè elimina la sospensione dell'incredulità che abbiamo. La sospensione dell'incredulità è quel meccanismo in cui, per quanto sia assurdo, per quanto sia fantasioso la cosa a cui stiamo assistendo, noi abbassiamo il nostro livello di incredulità e stiamo al gioco. È un patto tra lo spettatore, il lettore o comunque chi va a teatro. Chi va a teatro lo vede, se vai a vedere l'Aida, non è, lo vedi che sono fondali dipinti e non è effettivamente l'Egitto, no? Se vai a vedere Amleto, lo sai che non è la Danimarca del 1300. Cioè, c'è un patto tra lo spettatore, il lettore o qualsiasi altra forma di persona che va ad assistere, oppure legge, oppure che fa, e il fumetto di cui parliamo è. Noi riempiamo mentalmente degli spazi tra dei disegni e diciamo che, ok, questo disegno è la conseguenza di questo e viene dopo questo, è un patto che noi facciamo, la sospensione dell'incredulità. Quindi il nuovo eroe, diciamo, la nuova figura dell'eroe che va adesso, quindi non può essere pure il domani, ritorna questo, no? E poi è ciclico. Ecco, questo tipo di eroe quando è tornato? Tornato col gladiatore, per esempio, no? Personaggio tutto d'un pezzo, un passato militare, devoto alla famiglia, devoto agli avi. Era un personaggio che negli anni precedenti non c'era. C'era stato un riposo per il pubblico. Esce il gladiatore, ha successo perché era una cosa nuova per quel pubblico nel 2000. Ok? Poi c'è stato un attimino di cose, adesso è diventato un'altra volta vecchio, tra virgolette, e quindi c'è bisogno un'altra volta di personaggi che sono fuori dagli schemi. Ok? Quindi è anche una cosa ciclica a volte, cioè è anche una cosa di la moda, è una cosa che viene, va, insomma, quindi. Però se noi parliamo di eroismo, di cose, questo è, diciamo, il nostro protagonista. Ha quasi sempre bisogno di
di alcune che poi anche personaggi come Jack Sparrow, eccetera, in un certo momento devono avere delle doti proprie dell'eroe, anche se sono fuori dallo schema, devono avere in qualche modo una dote propria, devono tenere alle persone che gli stanno attorno, gli altri personaggi. Ok, se sono semplicemente persone che non gliene frega niente di niente, immediatamente non possono essere eroi, in qualche modo diventano il cattivo della storia, ok? O qualche altra parte. Ok, quindi questo è il, diciamo, il, l'eroe. Poi abbiamo, fatemi testare la foto, abbiamo il mentore, no? L'altra volta l'abbiamo indicato come il, questo è Excalibur di John Boorman, il Merlino di John Boorman, cioè questo è un film fondamentale per la mitologia, perché lui in questo film prende tutto quello che è il discorso di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda e lo porta in un unico film, ok? Come Re Artù penso sia ancora la cosa migliore che hanno mai fatto. Questo è dell'85. Parlando di mitologia, questo film c'ha tutto. C'ha tutto, cioè se parlate di mitologia, proprio il discorso dei greci, no? Il discorso della la necessità anche dell'eroe, cominciare a avere un mentore, un vecchio saggio che vi porta a fare una cosa, anche in un mondo brutto. Il mondo di questo film è orripilante. Cioè, mo adesso abbiamo Games of Thrones, no? Abbiamo con tutte quelle cose. Il mondo di questo film parla in modo abbastanza chiaro, anche di sessualità, anche di incesto, anche di tutta una serie di cose che stanno nelle leggende arturiane e che di solito vengono prese e spazzate sotto il tavolo, perché la nostra morale oggi non le consente più di averle, no? Invece qua, insomma, in questo film le mette e porta tutto il discorso anche alla la necessità della morte anche dei personaggi, ok? Questo, se vi capita, dateci un'occhiata, perché è un grandissimo film. Questo è Excalibur, ed è tutto fatto visivamente, è tutto ispirato ai preraffaeliti, che sono pittori inglesi di metà 800, che molto romantici, quindi dateci un occhio proprio a livello visivo, se riuscite a vedere una copia, sta in alta definizione, eccetera, in Blu-ray, io dico così, quindi è tutta un'altra cosa rispetto a quando lo vedevamo in videocassette, in televisione, eccetera, veramente è un film anche bello visivamente, delle armature sfavillanti, cose molto belle. Allora, il mentore, la seconda figura che troviamo è il mentore. L'altra volta abbiamo detto che il vecchio saggio, nel suo non plus ultra, nella sua figura ultra classica, è il vecchio saggio che arriva e ti dà determinate qualità, o un'arma o qualcosa, o delle istruzioni, no? Che ti consentiranno di andare all'avventura, di superare l'avventura, ok? Prima abbiamo nominato Bond, no? Nei film di James Bond ci sta il mentore nei film di James Bond. È M, l'inventore dei gadget, perché lui li prende e gli dà delle cose che nel momento del bisogno magicamente risponderanno esattamente a quel problema che lui ha. Se lui ha bisogno di andare sott'acqua, incredibilmente, nelle scene precedenti all'inizio della storia, lui, Bond, sarà andato nel laboratorio e gli avrà dato un congegno per respirare sott'acqua, o un'altra cosa che lo aiuterà esattamente a questa. Quindi anche in un film che non lo collegate esclusivamente al versante magico, ok? Noi parliamo di queste cose perché noi parliamo di leggende, parliamo di cose, però sono facilmente capibili, però anche in ambiente moderno, oppure qualcuno che vi dà l'istruzione, qualcuno che vi dà nella spada nella roccia, sempre per rimanere in tema stregone, la spada nella roccia della Disney, che cosa gli dà? Non gli dà un'arma, non gli dà qualcosa di... gli dà un'istruzione, lui forma un re, forma una persona decente, un'istruzione che consentirà a Semola di essere un buon re, quindi non gli dà qualcosa di sovraumano, gli fa capire come funziona il mondo. Ok? E non sempre le cose che vi dice il mentore, anzi quasi mai le cose che vi dice il mentore, sono facili. Non è un aiutante magico che vi rende tutto
bello, tutto tranquillo. Anzi, le cose che mi dice sono scomode. Nella spada della roccia c'è il fatto dello scoiattolo innamorato, no? Della scoiattolo innamorato. Cioè, ci sono delle cose, ci sono anche delle cose tristi che vi può dare. Perché? Perché uno che vi deve prendere e vi deve portare fuori dalla porta di casa e vi deve dire: il mondo non è quello che tieni, non è quello che hai visto fino adesso in casa, è un'altra cosa, è un posto brutto, ne abbiamo parlato l'altra volta. Ok, quindi il mentore. Ok, quindi allora, poi andiamo la terza figura. La terza figura è quello centrale, il guardiano della soglia. Qua, questa è guerra, il primo guerra stellare. Questo è il primo guerra stellare, zio Owen, uno dei guardiani della soglia più famosi. È un personaggio che, come arriva la chiamata, insomma, l'avventura, vi deve tenere un attimo bloccati. Ok? Vi deve dire: guarda, ti stai andando a buttare, all'eroe naturalmente, no? Ti stai andando a buttare in un mare di guai. Non andarci, stai a casa, guarda la televisione, c'è qualcosa in frigorifero, ci sono i cuscini, non ti preoccupare, attaccati a internet, non fare niente. Voglio andare a fare il pilota di caccia stellare. Ma anche dove vuoi andare che ci stanno i broccoli nel deserto da coltivare? Ok, quindi questo è il guardiano della soglia, è qualcuno che mi dice: non intraprendere l'avventura, ne esci con le ossa rotte. Ok, questo è facilmente, adesso che ve lo dica proprio fisicamente, o ve lo dica perché, cioè, può non essere una persona, può essere una parte dell'eroe, può essere la fidanzata dell'eroe, può essere qualsiasi cosa, ok? Può essere una figura istituzionale, un preside, chiunque prenda e gli dica: non fare questo, non fare quell'altro, ok? Ma anche una cosa che gli viene da dentro. Può essere la stessa paura dell'eroe, può essere quello che si chiama il fatal flaw, cioè il difetto fatale dell'eroe. Questa è una cosa di cui dobbiamo parlare. L'eroe deve avere un difetto fatale, nella storia lo dovete introdurre a un certo punto, che poi alla fine della storia in qualche modo deve superare, perché altrimenti non ha vinto una sfida con se stesso. Okay? Il fatal flaw, o difetto fatale, può essere anche qualcosa una figura. Questa è una cosa che potete notare facilmente in tutti i film, no? C'è quasi sempre il padre o qualcun altro nella sua famiglia o nella storia di quello che è il film o la fumetta, eccetera, che ha commesso un peccato capitale, un atto che il protagonista ha paura di ripetere. Ok, lui sa che se intraprenderà l'avventura quasi sicuramente combinerà quest'altra cosa, e quindi lui non vuole intraprendere questa avventura perché sa che nel Signore degli Anelli, una cosa che un po' nel film si capisce, non si capisce perché poi fa parte delle scene tagliate a volte, Aragorn, no? Quello che poi diventa il re di Gondor, ha paura di commettere, essendo un uomo, essendo comunque uno del regno degli uomini, ha paura di non, nel momento poi culminante, di fare la stessa azione che hanno fatto i suoi antenati, di tenersi l'anello, di non avere la forza poi di andare a distruggerlo, perché un suo antenato se l'è tenuto. Un sconfitto Sauron, il signore del mal, si è tenuto l'anello, non l'ha bruciato, poteva buttarlo nel vulcano e quindi finire la storia 5.000 anni prima, e invece se l'è tenuto. Quindi in Guerre Stellari, per esempio, Luke ha paura a un certo punto di fare la fine del padre, di essere anche lui risucchiato dal lato oscuro. Ok, quindi se ci fate caso, a volte c'è questa paura per qualcosa che è successo prima, pure in Harry Potter, no? In Harry Potter ci sono dei peccati capitali che lui a un certo punto è un eroe. Perché? Perché non fa le stesse cose che hanno fatto gli altri, no? Anche quello che ha fatto Silente, no? Tenersi, cioè, o comunque essere affascinato dai doni della morte, e riprende. Ok, andiamo alla figura successiva. Il messaggero. Ok, rimaniamo sempre in aria guerra stellare. Il messaggero è la persona o la cosa o l'evento
quindi non è sempre una persona fisica, un robot fisico o qualcosa, però è la cosa che ti viene e ti chiama per l'avventura, ti fa uscire dal tuo mondo, ok? In Guerre Stellari è fisicamente il robot che c'ha il messaggio della principessa Leia che nel deserto, si perde nel deserto e sta cercando Obi-Wan Kenobi, il vecchio saggio. Quindi è qui l'hanno cosificato, l'hanno personalizzato. Può essere effettivamente uno che è un messaggero, cioè una leggenda, può essere: mio signore, è arrivato il drago, sta distruggendo tutto, e il cavaliere si deve andare a distruggere il drago, ok? Però può essere anche in una storia moderna, può essere anche qualcosa di non fisico, può essere una telefonata, può essere qualsiasi cosa. L'altra volta parlammo di Laputa, no? Di Miyazaki, in quel caso è la ragazza che scende dal cielo e che ha la gravipietra. Ok, quindi c'è un oggetto che ti destabilizza e che mette in moto tutta l'azione, quindi può essere anche un evento. Ok, quindi in questo caso per esempio è stato... Poi su questo ci torneremo, perché questo è una... Però è un'altra lezione, se non facciamo confusione. Poi abbiamo il mutaforma. Il mutaforma... Chi meglio di lui? Esattamente. Ma perché per questo ho scelto determinate cose. Su alcune cose stavo in dubbio, però... Sul mutaforma, per esempio, lui è proprio è la perfezione, perché è un personaggio, voi incontrate l'eroe incontra dei personaggi che non sa se si può fidare o se lo aiutano o lo portano alla distruzione, ok? Quindi un personaggio psicotico come Gollum, per esempio, il Signore degli Anelli, è proprio la perfezione fatta mostriciattolo, diciamo, ex Hobbit. Va bene, quindi sono personaggi che vi potrebbero aiutare, perché veramente vi vogliono aiutare in un momento, e poi pugnalarvi nel momento appresso. Perché lo facciano poi dipende dalla storia, ok? Non è necessariamente uno sdoppiamento della personalità, oppure un fatto di follia, può essere anche un fatto di convenienza, può essere anche un fatto di... esattamente, può essere qualcosa. Per esempio, poi noi stiamo parlando di ruoli che sono anche a volte facilmente sovrapponibili, ok? Quindi un eroe può essere un mutaforma, oppure anche un mentore può diventare un mutaforma, perché un mentore potrebbe a un certo punto essere geloso di voi e quindi tramutarsi in questo, quindi da una parte positiva essere, per esempio in Harry Potter è successo a Silente, no? Silente perché? Perché Silente in certi momenti è manipolatorio con Harry. Si scopre che Silente dice sì, noi mettiamo Harry nella scuola, lì lo ficchiamo lì, in modo che poi Voldemort se lo viene a prendere e noi lo riusciamo a sconfiggere. Ed è una cosa moralmente deprecabile, cioè perché tu lo scopri successivamente che Silente, che sembra il grande mago buono, eccetera, in realtà è machiavellico. Ti dice sì, può pure morire, non ci stanno problemi, l'importante è che raggiungiamo i nostri scopi. Quindi, in qualche modo, questi ruoli non sono sempre puri, ok? Non sono sempre... Noi diciamo che questi sono delle convenzioni, che ci possono essere tutte, possono essere sovrapposte, ok? Quindi questo è il discorso. Questa è la forma più pura, sicuramente. Questa è una delle forme più pure. Oppure si possono confondere alcuni di loro, perché a volte non è sempre facile. Oppure dipende dalla versione. Qua arriviamo a un bel personaggio in cui dipende da che versione parliamo. In una versione cinematografica sono una cosa, in una versione cinematografica sono un'altra. Sempre Guerre Stellari, l'ombra. Allora, l'ombra è l'avversario, ok? Rappresenta il male, rappresenta un male sia fisico che psicologico, ok? L'ombra, l'abbiamo detto l'altra volta, è il protagonista di una sua storia. Vogler consiglia di rivedere quando andate a scrivere, se parecchi di voi spero facciano, siano incuriositi da questa parte delle lezioni e quindi si vadano magari a studiare poi queste cose e quindi scrivano delle cose poi di per sé. Vogler consiglia di andarsi a rileggere la storia che uno ha scritto attraverso la visione dell'ombra,
Ok, perché l'ombra non è il cattivo. Ah, ah, sono il cattivo, sono qui per fare del male, perché mi piace tanto. Ok, cioè, si spera che non sia questo, perché altrimenti andiamo in una cosa proprio deprecabile. È il protagonista di una sua storia. Lui pensa di avere ragione, pensa di portare in qualche modo un benessere alla sua parte. Allora, quindi... Ma può anche non essere una cosa fisica, nemmeno lui, certo, come messaggero. Certo, in quel caso come si fa a vedere dalla parte del... Se non è una cosa fisica? Allora, questo è Sauron dal Signore degli Anelli, che è sempre un'ombra. Allora, se non è una persona fisica, tu potresti mentire, dipende se di che cosa intendi. Se sia un malessere, qualcosa. Tipo qualcosa di fisico, non lo so. Psicologico, oppure una po' di fisico, di tipo una malattia. Vabbè, in quel caso non ha una volontà sua, però è l'eroe, per esempio, che gli dà una forza di qualche tipo. Cioè una malattia, se poi una malattia fisica. Però magari può essere quello che dicevi prima, quello che l'eroe deve superare. Sì, fatal flaw, il difetto fatale. In quel caso non puoi vederla, a meno che non lo personifichi, no? Non lo fai. Possono essere anche. Prendi l'ombra e il fatal flaw, per esempio. Prendi Fight Club. In realtà lì l'ombra, cioè il personaggio esiste, però non è effettivamente una cosa fisica, sto sperando. Ma non è nemmeno non è nemmeno l'ombra. Stiamo attenti. Stai andando in un caso particolarissimo. Scusami. No, dicevo, se nel caso per esempio della malattia, l'ombra e il fatal flow potrebbero essere la stessa cosa. Sì, però il fatal flow è quasi sempre qualcosa che il personaggio si autoinfligge. È quasi sempre qualcosa che il personaggio si è convinto di non potercela fare, no? Di non poter aprire un ristorante, di non essere bravo a fare una determinata cosa, oppure aver sacrificato, che so, penso, mi sembra si chiamasse Chef. Un film con Jarre, no, un film francese. No, è una commediola, sembra una commediola, l'hai vista? No. Sembra una commediola, però rispetta benissimo queste cose, perché lui, Jean Reno, è un cuoco ultrastellato e ha perso il rapporto con la figlia, per stare appresso al suo lavoro, ha perso il rapporto con la figlia che si sta laureando e a cui lui dà nessun tipo di importanza. La figlia gli dice ho finito la tesi, e lui sì, bello, però è tutto preso dalle sue cose. I classici film pure natalizi, no? Dove il personaggio è troppo preso dal lavoro per stare appresso alla famiglia. Okay. L'imbroglione, o il trickster, può essere confuso dalla descrizione che voi trovate su Wikipedia, potrebbe essere confuso con la spalla comica, ok? In molti casi potrebbe essere la spalla comica, però il ruolo del trickster, che esiste in quasi tutte le storie, le storie scritte in una determinata maniera, cioè è di mettere in discussione e di fornire un'altra visione del mondo, ok? Un'altra visione del mondo allo spettatore o al lettore, ok? Il trickster sovverte le regole e le mette in ridicolo, per questo. Questo Joker, ok? Se andiamo già nel Joker del Cavaliere Oscuro, per esempio, quello già ha le stesse caratteristiche di mettere in discussione il mondo, però lì diventa più ombra, perché lì è in perfetta contrapposizione con il Batman del Cavaliere Oscuro, ok? Uno crede nell'ordine, crede nella civiltà, crede nel dovere in un certo momento avere dell'ordine. In quel film, perché c'è anche il personaggio di due facce fatto in quel modo, ok? Fatto come un politico, come qualcuno che è il vero eroe, dovrebbe essere il vero eroe della storia. Questo qui, questo Joker di Nicholson, per esempio nel Batman dell'89, è più vicino, più che un avversario, più che un vero e proprio avversario, è qualcuno che sovverte le regole. Infatti, cosa fa in una scena? Ragazzi, poi lo spoiler, nel senso che spero che l'abbiate visto. Cosa fa? Poi non è uno spoiler, non è una scena fondamentale. Lui a un certo punto entra in una galleria d'arte e comincia a imbrattare tutto, perché è un vandalo, perché
non gliene frega poi tanto alla fine, perché ti prende la tua società e dice la tua società mi fa schifo, non è importante alla fine, quello che tu metti appeso io ci lo vandalizzo, insomma. Ok, quindi è un personaggio che da una parte vi contribuisce. Noi abbiamo dei trickster fantastici nella commedia dell'arte, noi tutto quello che stiamo dicendo, se andiamo a scavarlo, l'abbiamo codificato nella commedia dell'arte, che deriva dalla commedia greca, che deriva da determinate cose che abbiamo nella letteratura latina. Ok, nella commedia dell'arte italiana, delle maschere, sono Arlecchino e Pulcinella. Ok, che vi mettono, che entrano, portano lo scompiglio in una storia, non so, proprio la forma più pura, ma lo stanno dando in questi giorni su Rai Movie, mi sembra, stanno facendo il viaggio di Capitan Fracassa di Scola. Sì, l'ho visto io. Ok, lo stanno facendo proprio in questi giorni, che dove ci sta Troisi che fa Pulcinella, cioè è la storia di una compagnia di commedianti del Cinquecento che viaggiano per arrivare a Perla d'Italia, che viaggiano per arrivare a Pesci. E si vede un po' di quello che, a parte la vita, diciamo, di una compagnia teatrale dell'epoca, ma si vede anche un po' del teatro dell'epoca. Quindi se vedete quel film vedete che c'è la storia che mettono in scena, la storia strappalacrime di ricongiungimenti familiari, stile Caramba che sorpresa, oh tu allora sei mia figlia, e improvvisamente una cosa seria, un dramma con cui il pubblico vede stile soap opera, e poi improvvisamente Pulcinella che entra e sconvolge la situazione, si abbassa, si inchina e mette il sedere in faccia al re, insomma fornisce quello che è il sovvertimento del mondo in cui lui entra, perché lui entra nel palcoscenico e sovverte le regole, ok? Perché non gli interessa essere, o per ignoranza o perché veramente non gli interessa. Abbiamo una commedia fantastica che è Arlecchino servitore di due padroni, no? In Italia, che è un classico, proprio perché dimostra che poi è proprio la cosa degli italiani, no? Cioè, in qualche modo ci caratterizza, purtroppo, che un personaggio che serve due padroni, che fa tutto quello che può fare per guadagnarci qualche cosa, ecco, purtroppo. Indica uno spirito molto chiaro di molti, purtroppo, italiani. È una maschera di sordi fatta un po' di tempo prima, ok? Quindi una brutta cosa. Quindi questo è il trickster, l'imbroglione. Un altro, per esempio, in epoca più moderna, e questo dipende dal film in cui sta, è Loki, per esempio, no? È morto! Grazie per lo spoiler. Ok. Allora, questo dipende, se l'avete visto nei vari film, dipende dal film, perché uno in un film è l'avversario, in un altro film è l'imbroglione, in un altro film è un alleato. Nell'imbroglione Renna sopra principalmente l'imbroglione. L'imbroglione, esattamente, perché poi dipende da versione, quindi non ci dobbiamo far influenzare semplicemente dal ruolo che ha in una parte della storia, ok? Per quello che è il prodotto seriale, può essere che il personaggio acquisisca diverse tipo di, che so, Boromir nel Signore degli Anelli, no? Ecco, personaggio. Ok, cioè all'inizio è un alleato, anche se virtuoso, poi diventa un trickster, non sai, per un certo periodo forse si vuole pigliare l'anello, forse quella, poi te lo dice proprio, andiamo insieme, prendiamoci l'anello e portiamolo, cioè a un certo punto se lo vuole proprio prendere, quindi diventerebbe un avversario, diventerebbe l'ombra, e poi alla fine fa la fine che fa, ok, e si redime, quindi ritorna a essere quello, quindi dipende, può essere un personaggio può essere più cose, soprattutto se, ecco, il segreto di un personaggio complesso, magari, no? È attraversare tutte questi stereotipi che noi stiamo esplorando. Ok? Quindi questa qua è la fase, narrativa. Ok? Quindi con i sette archetipi, ok? Che poi potremmo fare una disquisizione infinita su quanto corrispondono poi a questo, a quell'archetipo junghiano, eccetera, psicologico, eccetera. Non lo facciamo in questa sede, forse un giorno lo faremo in un seminario apposta di 8.000 ore. Però dico, questi qua sono dei personaggi che in una
in un contesto moderno, in un contesto comunque fantasy, in un contesto, in qualsiasi tipologia di storia che voi andate a fare, andate a scrivere, ci devono essere, altrimenti c'è sempre qualcosa che mancherà.